inizia l'epoca in cui ascoltare musica non è soltanto seguire il filo di un discorso, ma capire una dialettica di idee. Wolfgang Amadeus Mozart tutto domina nei suoi 35 anni di vita. È in questa breve luce di esistenza, dal 1756 al 91, eccelle in tutto, come forse nessun altro mai. Eppure non ci intimidisce Mozart. Grande, grandissimo, potente, gigantesco. Termini che già cominciano a allontanarsi dalla nostra idea di lui. Amico piuttosto, vicino, saggio. Oh, certo, c'è una grande civiltà. C'è questa nascita del momento nuovo della musica che in lui prende una luce particolare. Se ad esempio sentiamo un concerto di Mozart, subito avvertiamo questa grande mano di artista, di genio, e sentiamo dietro questa civiltà. Anche nel concerto, come nella sinfonia, nella sonata, c'è contrapposizione di idee. Anche nel concerto c'è il filo di una logica che si dipana, ma c'è anche un invito a rispondere. Voglio dire, anche un non concertista, uno che solo gioca con lo strumento, così si esprime, sentendo l'orchestra di Mozart, è invogliato a mettersi a rispondere, quasi con l'idea che se quello che Mozart ha scritto non l'avesse scritto Mozart, l'avrebbe inventato lui, sul momento. Vuol dire con normalità, con semplicità. E con questa amichevole risposta. Perché ci sentiamo trasportati come a camminare in una esattezza? Abissi imprevenuti.
perché il colloquio con Mozart. È un'avventura. È una esperienza completamente diversa dal colloquio con gli altri. E il concerto non è più il tessere insieme una specie di orditura comune come in Bach. Non è ancora nemmeno la lotta, l'avventura, il contrasto fra personalità differenti, magari eroiche, come al tempo di Mozart non si poteva ancora fare, come al tempo di Beethoven sarà, e soprattutto dopo dei romantici. È un rapporto diverso, un rapporto curioso, sottile, direi di seduzione.